Eccoci qua, signori Big Luca da Dubai, dalla sua stabile magione di residenze Emirati Arabi Uniti, ma soprattutto della Big Villa. Ok, adesso andiamo nel mio Porsche. Abbiamo comprato, ragazzi, delle sedie a dondolo da ricchi. Esistono queste sedie, lo so che siete curiosi. Quali sedie a dondolo potrebbe avere un ricco? Sono domande sofferte, domande che in qualche modo pretendono una risposta, ecco che adesso arrivo a darle. Quindi andiamo nel mio giardinettino frontale, il mio Porsche, facciamo un live e parliamo di alcune cose interessanti. Peraltro mi è arrivato il cubo 4x4, sono felicissimo, ho già una situazione mezza di parità, non ci sto capendo niente, cioè, per dire, la mia immancabile bottiglia e andiamo nel mio front porch. Ah, siamo qui. Niente, sono live. Sono live. Ho capito, non lo so. Donna, ha fatto un po' di shopping, ma... Però no. Posso far vedere la... No. Lavish... La... Filare. Lavish... Bella quella maglietta. Non l'ho inquadrata, tranquilla. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come andiamo, signori? Vi faccio vedere il giardinetto. Sono col 3G, quindi dovrebbe reggere il tutto. Abbiamo dei potentissimi mezzi oggi, cioè guardate, mamma mia, l'opulenza assoluta, scusate, no, cioè queste sono sistemazioni da davvero ricco di famiglia. Adesso noi stiamo qui e parliamo, perché qui bisogna fare dei ragionamenti specifici, signori. Se non facciamo questi ragionamenti specifici è un problema. Mettiamo qui, però magari mi metto lì perché si vede meglio. Non lo so cosa sto dicendo. Allora, come andiamo, signori? Tutto a posto? Allora, se faccio così, però se faccio così viene meglio perché c'è il tappeto, il tavolino. Eccoci qua, in diretta, signori, dalla Casa Bianca. Eccoci qua. Se ci mettiamo qua, eccola lì. Urca, che roba! Quella pianta lì un po' acerba la dobbiamo togliere in realtà. Che donna si lamenta che abbiamo le robe acerbe sul porche. Ci sono anche delle zanzare, ma. Oh, signora! Eccoci qua, come andiamo, signori? Tutto a posto, tutto a posto. Big Luca sono proprio io, il vostro amico, il vostro confidente, colui che vi fa vedere delle direzioni. Poi sta a voi prendere le varie direzioni. Allora, signori. No, no, il green screen ho scoperto che non ce l'ho io, ragazzi. Oggi abbiamo scoperto gli altarini dell'industria, eh? Seguito di una consulenza abbiamo scoperto che una certa persona fa ingenti usi di green screen. Poi se la prendono con me, dicono che io ho il green screen. Non ce l'ho io il green screen. C'è un altro, è una persona veramente poco raccomandabile. Ciao, ciao, ragazzi. Allora, signori. Fate magari delle condivisioni, delle storie, perché siete tutti preoccupati, fate bene adesso. Allora, ricordiamo il webinar del 10 giugno, ragazzi, che si chiama L'iTicket è morto perché ci sono dei problemi. Quindi ci sarà un webinar gratuito il 10 giugno alle 9 di sera, al quale dovete partecipare. Perché in questo webinar io vi dico come sta procedendo l'industria, come stanno procedendo certe cose e spiegherò tutta una serie di problemi che si abbatteranno sulle vostre teste, alcuni ci sono già, alcuni altri se ne stanno accorgendo, riceviamo email ormai giornaliere, no, perché io già da un po' che penso che di qua di là avete già visto alcune criticità, alcuni di voi hanno cali delle vendite, alcuni di voi gli si è interrotto il business da un momento all'altro. Alcuni di voi stanno monetizzando solo il 10, 20, chi è fortunato il 30%. Allora, mentre 2 anni fa alcuni altri sono incazzati, allora ragazzi, sbobiniamo un attimo il problema, perché così poi possiamo andare avanti. Io sono entrato in questo diavolo di mercato italiano come un gioco, penso che ve ne siate accorti tutti. Poi la cosa è diventata molto più seria, va bene, eccetera. Abbiamo fatto subito scuola. Quindi. Io, quando sono entrato facendo i video dalla piscina come persona, non è che avevo idea che poi io mi sarei tirato, passano astronavi qua, presso un'industria che ogni volta che dico una cazzo di cosa le persone mi ascoltano, sarei diventato così influente per quello che è il mio campo. Cioè, non è che il piano era quello, il piano era fare
il cazzone dalla piscina, prendere un po' in giro, dico, non è che l'ho mai nascosto, quindi prendevo in giro dalla piscina, lanciavo le frecciatine così, ma mi divertivo. Poi la cosa è diventata seria, io non mi sono reso conto della guida che serviva nel mercato italiano, pensavo che potevo entrare, scherzare e andarmene via. Quindi ogni volta che io parlo, le mie parole hanno un peso, ed io non mi rendo conto del peso che hanno le mie parole. Cioè, se io dico di fare una roba, il giorno dopo tutti quanti, in tutte le cazzo di nicchie, la fanno. Perciò devo pesare molto bene le mie parole, devo, oltre ai corsi dove le cose vengono declinate bene, devo stare un po' attento alle cose che dico live. Quindi l'unico modo che ho per modificare la direzione di qualcosa che non sta funzionando è fare un webinar grosso, enorme, non ci starete dentro tutti, ve lo dico prima, registrati, fate quel cazzo che volete, e ridare, uno dei motivi per cui ho fatto i 2 eventi, cioè ho detto mi serve un pool di voi sufficientemente grosso per farvi il lavaggio del cervello in modo positivo e spiegarvi alcuni concetti. Chi è venuto a Riccione sa di cosa parlo, chi era a Londra eccetera, Riccione era molto più grande di Londra, Londra non è che eravamo in così tanti, però almeno ho la vostra attenzione per 2 giorni. Nel webinar avrò la vostra attenzione per 1 oretta, stiamo già misurando la presentazione, non dovremmo andare come di consueto oltre l'oretta, non vi rubo del tempo più o meno prezioso, però vi devo avvertire di alcune cose che state facendo in massa completamente sbagliati, e chi le fa e chi le fa e le insegna, perché poi la tragedia è un po' questa, che siccome tutti gli altri vari formatori a qualunque livello studiano, attingono dal mio materiale, devo stare molto molto attento a che direzione do a tutta l'industria, va bene? Quindi alcune cose, ragazzi, alcuni si sono incazzati, no? Cioè, ragazzi, il mercato non è quello di 2 anni fa, quindi 2 anni fa si potevano fare alcune cose, adesso non si riescono più a fare o comunque non durano come duravano prima. Quindi se vi dà fastidio che io vi cambi le carte in tavola, non sono io che cambio le carte in tavola, è il mercato. Ci sono delle esigenze di mercato, ci sono esigenze di competizione, ci sono cose che sono successe, quindi adesso vi devo rispiegare come lucrare tutti come dei caimani, ok? E dove andrà il mercato e dove sta andando almeno per i prossimi 2 anni. Non è colpa mia, cioè non è colpa mia se io rilascio i corsi, la gente copia e si mette a fare cose sbagliate, va bene? Se la gente mi copia i prezzi, se sentite che bisogna creare la categoria, adesso siete tutti lì che state creando la categoria, cioè c'è una delusione in questo mercato a ogni livello che è lì, insomma mi sembra abbastanza evidente. Quando l'80% delle persone che mi arrivano in consulenza e pagano, ragazzi, e non è che vengono lì gratis, sono 3.000 euro all'ora, è comunque una cifra molto importante per tutte le tasche, voglio 3.000 euro, sono 3.000 euro per un'ora, va bene? E ti senti dire che quelli stanno cercando, in qualunque nicchia, non solo l'info marketing o l'info business, stanno creando la categoria e perché il posizionamento, il deposizionamento, il leader, il top of mind e queste cose, tu capisci che si è creata una tragedia, no? Cioè è veramente veramente brutta come cosa. Siete lì più impegnati a fare della teoria. È come il mondo degli investimenti. Io adesso investo, no? Non sono un investitore sofisticato, non sono qua a insegnarvi degli investimenti, non me ne frega niente insegnarvi, sono io un studente di persone che mi insegnano gli investimenti. Adesso ho anche aumentato, ho rilasciato, è uscito il video oggi, in quel video dico che investo 20.000 dollari al mese, non è vero, perché ho di recente aumentato la cifra a 40.000 dollari al mese di investimento eccetera eccetera. Ma il mondo degli investimenti, un po' lo sto studiando, guardo i vari esperti, le varie discussioni, le varie cose, è un altro di quel mondo dove ci sono tutti che discutono delle teorie, tutti che fanno delle teorie, tutti che si preoccupano delle teorie, hanno l'analisi da paralisi, nessuno investe. Cioè ti dici, scusate, ma al netto di tutti questi discorsi che voi mi fate sulle fees, il ritorno e le cose eccetera, tu quanti cazzo di soldi hai fatto investendo? No? E tutti rimangono lì e dicono, no ma perché, però dipende eccetera eccetera. Con il marketing online e anche offline abbiamo adesso, questo è solo uno dei problemi, cioè persone che hanno ricevuto istruzioni sbagliate o che hanno travisato le cose che sono state dette, qui arriviamo al problema, che non ci stanno più a capire niente e si creano situazioni ridicole. Mi sa che mi serve l'Autan. Allora vediamo, perché donna dovrebbe averlo comprato. Adesso arrivo. More tesoro, ci abbiamo mica dell'Autan? Sì, è nel mobile. Nel mobile? Sì. Sì. Nutrapel. Qua. Dobbiamo comprare la citronella o qualche cosa per scacciare le zanzare. Non c'è da un tavolo. Non ti spruzzare dentro, spruzzati fuori, sennò ti scivola per terra. Certo, amore.
Eh? Ah, no, più o meno. Arrivo, arrivo. Sono uscito. Sacrerà. Allora, è questione di sopravvivenza, ragazzi. Oh, eccola lì. Allora, per chi si è connesso solo adesso, siamo in diretta, ragazzi, dalla Casa Bianca. Capitato così, sono stato... questa è mia, quindi più o meno... è lei? Le colonne, le riconoscete? Ragazzi, è importante. Ecco, a livello, perché c'è stato, a livello di algoritmo, ho parlato con Mark, prima andava la tazza. Il problema qual è stato? È un problema di natura geometrica, ve lo dico prima. La tazza è grande così. E lui mi fa, cioè, però è grande così. Ci vorrebbe un qualcosa di più grande di bianco. E allora io ho detto, cazzo, ci sono le colonne bianche. Mi vanno in algoritmo e la reach aumenta, quindi se avete anche voi delle colonne bianche, sono consigli che vi do di natura gratuita, ragazzi, non mi dovete pagare. Allora, sì. Allora, praticamente, ragazzi, alcune cose, cioè voi studiate, prendete i corsi, tutto bene, cioè a me vanno anche bene queste cose qua, studiate, andate agli eventi, leggete i libri, prendete i corsi miei e di altri, è tutto giusto. Alcuni di voi semplicemente ancora, dopo 2 anni, è una cosa veramente incredibile, non capiscono che il marketing non è una cosa statica, cioè non è che voi potete comprare un corso, qualunque corso, anche i miei, anche quelli di Dan, tenere le cose così e va sempre tutto bene, ci sono delle modifiche, la maturità per esempio dei consumatori, dei clienti di 2 anni fa online, non c'entra un cazzo con la maturità di adesso. Pensate a quante persone, grazie a me non solo, hanno cominciato, diciamo, a districarsi tra business online, online marketing, cazzi e mazzi. Quante sono rispetto a 2 anni fa? Beh, sono parecchie decine di migliaia in più. Chiunque pensi che questa cosa non abbia un effetto sul proprio business, e allora, Dani, semplicemente non pensa, semplicemente non ha... A me, io non è che odio i cani, però come si fa a lavorare a vendere i cani? Ci saranno i padroni che si vantano di quanto urlano i cani, ma per quello che i padroni di casa sono qua. Saranno lì in adorazione al casino che stanno facendo. Brave, bravo. Adesso padrona sta sgridando, si è accorta. È una scena poco adorabile. Allora, torniamo a noi. Molti di voi, ragazzi, hanno dei problemi perché copiano e continuano a fare delle cose che non funzionano. E la cosa è un attimo... E poi le persone si convincono. Cioè io parlo con molte persone che in virtù di non si capisce bene cosa, si sentono degli esperti e pensano di fare le robe giuste. Ragazzi, se non avete una connotazione monetaria e se continuate... Uno dei problemi, per esempio, anche adesso dei consulenti. Se voi avete avuto una campagna ROI nella vostra vita, avete avuto un piccolo business e cominciate a insegnare, uno dei vostri problemi è che traslate quello che fate voi su quello che dovrebbero secondo voi fare gli altri, quindi siete tutti diventati copie di copie, tutti state facendo le stesse cose, oltretutto prendete principi cardini e strategie che funzionano, esempio nell'e-commerce, e siccome dite il mio e-commerce ha funzionato, se mettete su o fate mettere su un business di videocorsi, replicate le stesse strategie, che non sono strategie, sono cazzate, ma fa niente. E quindi siete tutti appresso a certe cose. Quella, per esempio, della categoria è un enorme problema. Io l'altro giorno, l'ho assalito perché io sto creando la categoria nella mente delle persone. Gli ho detto, ma tu ti rendi conto di quello che hai appena asserito? E c'è stato questo stesso momento di pausa. Gli ho detto, tu mi stai dicendo che ci sono delle persone che vanno in giro, gli hai creato la categoria in testa? Cioè, sei miliardario. No, però per differenza, cioè, e quando ti non ti guardano neanche, ma va, tu li vedi a livello oculare, guardano in su o a destra, cioè tentano di trovare dei riferimenti. Questo è solo un esempio banale, ma una roba che ha distrutto veramente le persone. Tutti lì che ti dicono, no, perché categoria, ma la mente, la cosa, non esiste. Ma quanti cazzo di altri devono fallire, avere la banca a zero? Altro discorso è che siete tutti ad aspettare il cash flow. Questa è una delle cose che io vorrei un attimo chiarirla. Non è questo il live giusto, però lo facciamo lo stesso. Il
target a lungo termine, ragazzi, una delle cose che noi facciamo come Big Look International Consulting non è quella di farvi avere un cash flow o un grosso o una cazzo di dashboard faraonica con un margine del 10%, che potrebbe anche andare bene, è quello di accumulare ricchezza, e ricchezza vuol dire in ultima analisi soldini in banca. Quindi alcuni di voi cercano ancora queste benedettissime rendite. Voi non avete una rendita da business, potete avere una rendita da investimento o potete avere un introito da un'azienda che delegate, perché anche lì i messaggi dovete ascoltarli bene, no? Quindi cercate di impostare tutti i vostri business e la traiettoria che voi non avrete mai dei soldi e ci rimanete continuamente male e siete infelici, perché anche quando avete un minimo di cash flow capite che non potete scalare, non capite come scalare, non capite il perché e comunque siete sempre appesi a un filo. Quindi ci sono un sacco di cose da risolvere, che il 10 di cui parliamo, il 10 giù, questo è uno dei preludi, tanto di quello di cui parliamo non lo sapete, ok? Abbiamo chiamato l'high ticket morto e questo high ticket include tutta una serie di comportamenti. Quindi 10 giugno, mi fate il piacere, soprattutto ragazzi, se questa merda qui a qualunque livello la insegnate, non voglio neanche commentare i vari marketing strategies, perché oggi sono parecchio incazzato con voi. Oggi sono incazzato con tutti gli esperti di traffico a pagamento di sta minchia. Ok, ho detto minchia, quindi se avete i bambini gli spiegate cos'è una minchia. Tutti gli esperti, para esperti, guru e paraguru di marketing che non capiscono assolutamente niente, che usano strategie preconfezionate. Avete delle strategie preconfezionate? Siete nei casini, ragazzi. Ve lo devo venire a dire io dalla sedia a dondolo? Guarda come dondola. È un po' triste, con la maglietta è tutto nero da Dubai con le zanzare, non vi sentite neanche un po' umiliati, quindi ci sono dei problemi. Andate su highticketmania.com, lo so che sembra che sto esagerando, che non è una cantilena, vi ho mai deluso con un web, ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi, come quando veniva uno alla porta, una cosa, c'è un problema, t'aspetta, e se ti sto dicendo che c'è un problema, evidentemente perché c'è. highticketmania.com, vi suggerisco di non fare assolutamente un tubo finché voi non guardate il web, e poi dopo che l'avete guardato, andate e fate quello che volete. Cosa ne dite? Potete aspettare neanche 30 giorni o pensate che Putin morirà di fame se voi non agite o che vi chiamerà Obama e vi chiederà delle spiegazioni? Secondo me no, ok? Quelli poi sul traffico e sul marketing sono, devo fare un video apposito perché molti mi chiedono, vabbè lasciamo veramente perdere. Quindi signori, l'high ticket è una domanda seria. È una domanda dannatamente seria, cioè voi volete continuare a fare le robe sbagliate o volete farle giuste? E ci stiamo muovendo sempre di più, mentre 2 anni fa si potevano fare delle cose, io ho portato delle novità, ho portato degli insegnamenti, per alcune cose me ne sono pentito, perché ho dovuto ricevermi poi le parole e di alcuni colleghi e di alcune persone, e tu hai creato dei danni, così va bene, intanto ho fatto lucrare un casino le persone. Adesso dobbiamo un attimo tirare le bimbarche e agire un po' più da professionisti tutti, perché altrimenti quello che si crea è un mercato dove nessuno capisce un tubo. Gente che non riesce a monetizzare, gente che mi copia i prezzi, ma si può che ancora copiate i miei prezzi per i vostri corsi. Ci sono persone in industria che stanno facendo dei prezzi che non esistono, alti o bassi. Non esistono, siete lì a dire no ma perché tu a 1200, poi mi copiate. Io andrei da chiunque vende corsi, gli direi scusami un attimo, ma tu perché vendi il tuo corso a 1997, escluso il fatto che la mia Academy costava 1997? E tu vedrai che ma high ticket, vuol dire IT, non è IT, quello è copiare il prezzo a Big Luca. Cioè non diamo delle definizioni a cose che non sono giuste. Va bene? Domande? Vi dovrete assorbire questa hype qua, quindi l'high ticket è morto? Qualcuno di voi è un po' preoccupato, fate solo bene, e non è hype giusto per il gusto di farlo. Siamo troppi soldi per queste cazzate. Domande? Ragazzi, dal mio front porch, vi rendete conto? Non hanno ancora, non so se danno gli licenziati, i giardinieri. Abbiamo dei problemi infiniti con i nostri giardini, abbiamo 2, che però lavorano male, non si è capito. Giorno B, quanto dobbiamo caricare la carta? Voi caricate la carta di quanto la vostra carta può reggere. Curiosità, nel corso parli di investire l'8-10%,
poi in altre dici di non farlo. Forse ho capito male, ma quando hai abbastanza soldi, come li investi per avere quell'8-10% che parli del corso? Parli di fondo, me potresti chiarire. Mai detto. Investire all'8-10%. No, tu dici, tu investi, io investo in ETF, ma non ti dico né quali né perché, te lo vai a studiare da solo. ETF, va bene? Quindi io parlavo di Dave Ramsey che consiglia i fondi comuni di investimento, moltissimi consigliano gli ETF, io ho studiato e mi sono stati consigliati gli ETF da una persona competente, non penso abbia più soldi di Dave Ramsey, ma non vuol dire niente perché Dave Ramsey guadagna da molto più tempo, e quindi compro ETF, capito? C'è l'invasione di zanzare anche lì. A Downtown non c'erano, qua ci sono, però è la giungla qui. Qui è tutto verde, perciò. Post-Covid cambierà quanto hai spiegato i mentecati 2.0. Per adesso mentecati 2.0 è molto rilevante. Poi non so cosa succede. Questa è un'altra cosa, ragazzi. Le informazioni, non le strategie cardine, ma il modo in cui vengono declinate le finezze, cambiano. Perciò tra 2 anni ci sta che ci sarà un aggiornamento, ci sarà un altro corso. Perché voi, a voi questo non piace. Dice, ma tu 2 anni fa ci hai detto, ma porco Giuda, non è colpa mia se il mercato si... Ma voi pensate che online marketing vuol dire faccio quello che facevo 2 anni fa e mi vanto? Cioè non è quella roba. C'è gente che si vanta. Ah, io in 2 anni non ho modificato niente. Bravo! Cioè, non, ci sono evergreen non vuol dire non modificare niente. C'è gente che è convinta così. Il mio fan dell'evergreen vuol dire non ho toccato il fan. Guardate che c'è, basta andare sul vocabolario, non è quella roba lì. Ma cosa significa copiare un prezzo? Cioè, vuoi dire che uno non può mettere un prezzo perché lo hai fatto tu? Ti sembra una strategia? No, ti chiedo, no, evidentemente ti può andare bene, certo, ti può andare, chiaro, ti può andare bene, oppure magari dovresti fare un prezzo completamente diverso. Qualcuno vi ha mai spiegato le strategie che stanno dietro al prezzo? Magari è venuto il momento che qualcuno, per esempio, lo faccia. 10 giugno. E purtroppo, bisogna stare attenti, ragazzi. Mi stanno massacrando il colletto. Cosa consiglieresti per stabilire il giusto prezzo al servizio che si vende? Che è più complicato di un live. Questo è uno dei problemi che avete. Non capite come fare i prezzi. Il problema è che li copiate, è pericoloso. Cioè, io lo sto dicendo per voi, è veramente è così. Come si fa un prezzo è un casino, bisogna capire che ragionamento ci sta dietro. Il prezzo è il risultato di quel ragionamento. Non tutti i prezzi vanno bene per tutte le industrie, perché in consulenza escono fuori queste cose, arrivano, io ormai, non tutte, però ho studenti praticamente tutte le nicchie, quindi arriva, già tu vuoi fare questo, ok, prezzalo così, 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 ma è diverso dei tuoi prezzi, ma che cazzo vuol dire, io sono una nicchia diversa, cioè non hanno capito, un mercato diverso, bisogna attuare strategie diverse, declinare prezzi diversi, cose diverse. Poi ci sono dei principi cardine, quello è un altro discorso. L'attitudine predatoria, il paradigma, la riprogrammazione, il fatto di non sentirsi sporche se si prende denaro. Ma il cosa, come e quanto va visto volta per volta. Voi invece siete fatti con lo stampino. Perfettamente ragione sul prezzo, troppa gente vi fa la cazzo, eh? Dove lo spieghi come fare il prezzo? Ma c'è sicuramente una... ne parlo nei miei corsi, ma ti interesserà il webinar del 10 giugno. 10 giugno alle 9 di sera. Dovete starvene buoni per un mese, ragazzi. Ah, ve lo dico prima, ragazzi. Proporremo una cosa, come è di consueto. Chi vuole la prende, chi vuole non la prende. La realtà è che potete ovviamente scegliere di non fare, non me ne frega niente, non vi sto promettendo niente, non prometti facce di guadagni, di unicorni e il culo di una pornostar gratis. La realtà è che se bazzicate l'ambiente online o comunque l'ambiente marketing, cioè avete un'attività o ne volete fare una e volete capire, non, per favore non venite dopo come spesso accade che mi dite no ma io...
Perché anche l'altro corso, no? Cioè Mentecatti 2.0, che è una cosa obiettivamente portentosa. Eh no, ma io li ho appena investiti in cripto. Ma non è un mio problema, ragazzi. Cioè, quindi se buttate via il denaro e poi non avete soldi invece per comprare strumenti e corsi che vi servono, io non ci posso fare niente. Ah no, perché sto facendo coaching a 30.000 euro con uno che mi copia, cioè non è quella roba lì. E ha un inizio e una fine, eh? Cioè le cose, ricordate. Con il prezzo sbagliato può succedere che si facciano meno soldi anche se il ticket singolo risulta più alto, quindi. Eh sì, lo dice la matematica, certo. Io vedi Riccardo, perché ho sbagliato io? Perché è un po' come il mio amico che investe. Ti faccio questo esempio. Quando lui ti dice compra quell'ETF, tu capisci compra quell'ETF. Lui invece ha dietro tutto un ragionamento che pensa lui, che ha già fatto. Infatti a me dice, io ho fatto un pepe e poi ti dico cosa, come faccio advice con questo qui, mi dice guarda fai questo, io lo faccio, non voglio neanche capirlo, io capisco però la mia ignoranza, almeno il buon gusto di non reinsegnare cose che non so, per dirti. Quando un investitore immobiliare ti dice quella casa va bene per l'investimento, ok, è perché lui ha triangolato la casa, ha visto la location, ha visto quanti piani è, ha dedotto il costo da lì e ti dice quella va bene. Il problema è che se quella casa è bianca, tu nella tua demenza hai capito, vanno bene le case bianche tipo questa, ma lui non l'ha mai detto. Lui ti ha detto va bene quell'immobile, oppure ti ha detto va bene comprare immobili all'asta, non ha detto tutte, ok? Oppure non so, un esperto di bodybuilding, tra i miei studenti ce ne sono tantissimi, molto bravi, anche a livelli molto molto alti, internazionali, ti dice tu devi, cioè in un secondo capisce se tu, Geco, se tu fai tanti tricipiti più petto o se stai sbagliando l'esercizio per le spalle, capito? Magari ti dice fai le alzate laterali, ti risolve tutta la, ma non vuol dire che vadano bene per tutti, no? Le persone ascoltano, ah ecco qual è, quello, non capiscono che c'è dietro un ragionamento più ampio, il ragionamento più ampio da loro non se lo studiano, perché chiaramente sono pigri fino al buco del culo, e poi abbiamo sciamannati nell'industria, per non parlare del fatto che se tu hai il tuo business e non rompi le palle, te lo fai e sbagli un conto, se però attingete dalle mie informazioni, ah ragazzi tutti i consulenti, 10 giugno ragazzi, cioè almeno questo me lo dovete, non dovete... Perché mettete in giro veramente delle voci, delle cose che io faccio veramente poi fatica a spaccare. Già ci sono state persone che hanno una visibilità incredibile, che hanno introdotto dei concetti che, cioè, umanamente non lo so, ma professionalmente sarebbe veramente da dargli delle bastonate sulla testa, perché sono false. E sono tutti convinti. Mi arrivano. Ma perché io sto crescendo? Ma cosa stai facendo? E poi dopo un po', ma cosa mi hanno insegnato? Non lo so cosa ti hanno insegnato. Non è colpa mia. Uno dice high ticket in buona fede, portando risultati di evidenza che ci sono state nel mercato, no? Perché poi si aspetta che le persone capiscano, facciano dei ragionamenti. Siccome non li fate, allora li faccio io per voi. Il 10 giugno. E rispondiamo a queste domande. Big, per un prodotto che si vende in dropshipping, meglio usare un numero pulito o uno con decimale tipo 0,99? Non lo so, testa, ma chi se ne frega. Sono l'unica che non ha un prodotto ma non può fare a meno di ascoltare i tuoi live, non so se ridere o piangere. No, chiaro, è normale. Fornendo alla tua mente buone informazioni, poi capisci quali sono i presupposti, le strategie, gli errori da evitare e i business avrai delle idee di business da fare, capita sempre così. Anche chi non fa... Io compravo materiale di marketing, eccetera. No, vabbè, ero nel mix, effettivamente io ho iniziato più o meno in modo at the same time, ma puoi iniziare prima. È come, non so, informarsi sulle diete prima di farla o guardare video di palestra e riempirsi la mente con delle buone informazioni prima di andare in palestra, cioè va benissimo, così capisci anche cosa ti serve, quali aspettative, ti vanno i video, ti dicono con questo diventi più muscoloso, non muscoloso, eccetera, tu poi capisci cosa fare. Prima di pensare agli ETF pensate ad accumulare denaro, altrimenti che cosa investire, sì. Come fai ad essere il migliore in ogni cosa che fai? Io divento fanatico in ogni cosa che faccio, questo è. Se io divento fanatico su una cosa, studio, parlo di questa cosa, la respiro 24 ore al giorno ed è molto difficile battere un fanatico che anche la notte si sogna quello che deve fare. Quando invece di qualcosa non me ne potrebbe fregare di meno, non partecipo neanche alla gara. È molto semplice, se diventate fanatici... Molti di voi sono invece convinti di far marketing con quattro trucchettini. Finita ragazzi.
quattro trucchetti, no, ma così mi arriva in questo, no, ma io adesso faccio dei video dove deposiziono quello lì, perché se lui dice quello, allora io lo riattacco dicendo, guarda. E siete tutti lì a fare sta cosa incestuosa, minchia, foste miliardari. Ciao B, quanto sono importanti per le coach nel business, nella fase di essere qua? Per te le coach nel business, è importante. Oggi i miei erano in coaching, per esempio, perché è importante. Stanotte ho messo un tuo video nelle orecchie per fare ripetizione sul mazzo, mi sono finito per pisciarmi da lì alle 4 del mattino nel letto per le cose che dice, parlo di quando si incontrarono nella grotta degli ubriachi bastardi. Nel letto per le cose che dici, ripetizione sul mindset, ma sono finito. Non so a cosa tu ti riferisci. Big, anche te l'hanno già detto mille volte, tre volte, ma mi hai cambiato la vita. Grande Pasquale. Una delle cose che potete fare, sono ben accette, sono le testimonianze. Vi mettete davanti alla videocamera, fate un po' di testimonianze che ci fanno piacere, ok? Se ci avete voglia, se no non le fate. Sto vendendo il mio videocorso a medio ticket, sta andando bene. Guarda, ufficio, screenshot. E non sta andando bene in realtà, Luca Ciraulo. Sta andando male. Perché hai detto la parolina magica. Che non è medium ticket. Tu hai già fatto consulenza con me, quindi forse... sono problemi, signori. Ah, tutti coloro che... perché le informazioni... No? Cioè adesso uno dei settori che sparerà in aria... Ovviamente saranno le informazioni e la consulenza, perché io è da solo 2 anni che dico che uno dei business migliori non è per tutti e non è esente da difetti, ma ci sono tutti dei motivi per i quali, eccetera. Primo perché quello che vi darò è più alto. Quello che vi fa accumulare dei soldini in banca, no, non solo avere volume d'affari, eccetera, eccetera. Ci vediamo il 10, sì, ci lavoro, perché così poi è meglio. Eccetera. Cioè bisogna veramente capire alcune cose, perché si espande si stanno riversando tutti, perché adesso molti non torneranno più al lavoro, si dovranno reinventare, quindi immaginatevi il mare magno, ma è già cominciato e più persone ci sono. Pensate ve ne lancio una, vediamo se accogliete la mia provocazione o vi considerate un pigro, ci sta. Ma io mi dico, tutti che devono essere top di una categoria, e a me sta bene, cioè in realtà è falso, ma mi sta anche. Ma quando 1000 proveranno ad andare nella stessa nicchia, o 2000, 3000, creiamo 3000 categorie nicchia. E se siete il top of mind, e tutti gli altri creano una categoria, ma i vostri competitors chi sono? Bravi, complimenti. 10 giugno, 9 di sera, l'high ticket è morto, highticketmania.com. l'avete capita la mia provocazione? Non è male, bastava un taccuino, una penna e una matita, ma ci siamo. Se tutti siamo il top della nostra categoria, i competitors chi sono? E allora non c'è più la differenza. Scricchiola molto, che già non funziona da anni. E allora se voi siete stati esposti, attacca per deposizionarsi, per differenza, non esiste questa cosa, sapete che non esiste. Basta. E 3000 numero uno in Italia, esatto Andrea, tutti che sono 3000 numero uno in Italia, te li immagini il casino, belli così, mi piace. Vi stimo, io in realtà vi stimo. Private label me lo consigli, funziona private label, certo. Funziona. Signori, cosa devo fare? Condividete questo video, ragazzi, mettete, invitate tutti, fate il watch party, highticketmania.com. vi voglio lì puntuali alle 9 di sera con la carta in mano, e sorbitevi il webinar, chi non rimane fino alla fine gli rubano in casa, ok? Arrivate lì, ho già detto, adesso vi registrate, 10 minuti prima, il 10 giugno, partirà un link, voi cliccate e aspettate che il Big si connetta, penso che il live lo faccio direttamente da qua. Dobbiamo testare il Webinar Jam, non dovrebbe laggare, se no vado in un hotel e lo faccio, ma dovrei essere qua nel mio studio, comunque non cambia niente.
Ok? Ci saluteremo un attimo, quattro cazzate e poi parto con le dovute spiegazioni. State fino alla fine, fate poi quello che volete alla fine, io non obbligo nessuno a fare assolutamente niente e per chi ce la fa, il problema è che io dico fate girare il link, ma tanto tutti quanti non ci sono. Sarà su Webinar Jam, la piattaforma è Webinar Jam, voi ricevete il link, non dovete fare, vi registrate adesso highticketmania.com, perché quando parte il link è una bagarre per chi non ci sta, perché la stanza è limitata a 5.000, ok? Quindi abbiamo matematicamente più molte più registrazioni dei posti presenti, ok? Quindi è abbastanza problematica la cosa. Voglio diventare il numero zero. Chissà che tu non abbia detto una cosa giusta, magari. Ok, signori, avete qualche altra domanda, visto che sono qui nel mio front porch e me la tiro? Mamma mia. Abbiamo i gechi, vediamo se riesco a farli vedere il gecko. Abbiamo dei gechi bellissimi. Vediamo. No, dove sono? Di solito sono sempre... Di solito ce n'è sempre uno lì. Abbiamo dato anche un nome. High ticket è un termine con il quale indica che puoi vendere un servizio o prodotto ad un prezzo più alto e vendere lo stesso numero di unità che se lo vendessi a quello più basso. High ticket può essere anche 600 se prima vendevi a 100. Sbagliato. È importante avere casi studio prima di proporre un prodotto o un servizio? 10 giugno 9 di sera. Credetemi. Tu dici, ma cavolo, rispondi anche così. Purtroppo. Consigli per iniziare come media buyer nel 2020. Capire che cazzo stai facendo. Tu e il media buyer, Alex. I media buyer mi stanno sulle palle, incapaci che sono. 99% di loro non capiscono niente, millantano conoscenze. Hanno fatto mezza campagna nella loro vita, se la sentono gala. Sono tutti strategist, tutti preparati che dovrebbero avere delle cose, non capiscono niente, non riescono neanche a farle le campagne. La verità è questa. Big, sai quando faranno entrare visa turistici negli Emirati? Mi risulta che qualcuno stia già entrando, c'è un sito ma non ho capito, comunque non lo so. Come pensa? Come piattaforma funziona. Ragazzi, dovete fare delle attività ad alto margine, perché altrimenti il problema è che avete anche cash flow, ma non avete... il problema dell'OTIC di solito è il margine. È quanto rimane attaccato senza che questo debba essere reinvestito per generare altro denaro. Ma fino a che punto ti puoi differenziare e chi te l'hanno detto che ti devi differenziare? Voi avete delle cose in mente che sono pericolose. Tra tutto, data l'affluenza dei miei eventi digitali, magari non siete neanche poi così... Come dimagrire? Mangiare meno di quello che ti serve di consumo, per me. Ma non sono la persona adatta, nonostante sia in forma smagliante. Che caldo che fa, però potremmo anche effettivamente rientrare. Vi ho fatto vedere il porch, ci siamo divertiti, mi hanno mangiato le zanzare. No, dobbiamo mettere un sacco di roba, perché... quante zanzare. Pazzesco! Oh! Vedere se qua c'è qualcuno. Ah, ma a parte che oggi non doveva arrivare la scrivania. Tu dici che è arrivata, io dormo vivo. La scrivania è per lo studio di donna. Tu dici che l'ha montata, io non c'ho. Amore, ma la scrivania? Non è arrivata. Non è arrivata? No, non lo so. No, non è arrivata. Ah, non è arrivata. Non c'è. Ci dobbiamo lamentare? Sì. Pazzesco. Andiamo a fare qualcosa per le zanzare. Capito? Ma bella la tua borsettina nuova. Grazie. C'è già il videocorso sul mindset, online marketing per mentecati 2.0. Che ti fa esplodere i sentimenti. E vabbè, signori, io che devo fare? Io che devo fare? Sono solo Big Luca. Io non so se ho... Se ho né la voglia, né la potenza, né il carisma di fare certe cose, veramente dovrei spiegare. Giorno andrò indietro al mio pianeta. Cosa c'è in cosa non c'è?
fa vedere. Questa è la consulenza. Ho ancora lì una consulenza privata che ho fatto qua a Dubai per una persona che conoscete, posso dire chi è. Ci sono delle cose bantu lì sopra, delle cose turche, turpi per certi aspetti. Fa vedere, allora se adesso così, ragazzi, highticketmania.com e non carica, ma è incluso in online marketing per mentecati 2.0, sì. Dire ai clienti che vendi merda di qualità a 10.000 euro, la gente non capirà, si farà mille pipponi, acquisteranno tutti, questo sarà il nuovo high ticket. Magari non è neanche sbagliato. Signori, intendi aggiuntivo al mindset come video lezione? No, è compreso nel corso. Se vuoi ti passo il sito di un amico che vende lampade a zanzare in drop. L'unica volta che ho comprato da un dropshipper mi ha truffato. La sto ancora aspettando la mia neck hammock. Vedrete che prima o poi arriverà. Che belle foto. Dai, dillo che stai pianificando l'uscita dal mercato e l'entrata nella pensione. Non ci siamo così lontani in realtà. Non ci siamo. Io sono in semi-retirement, signori. Non lo dimenticate. Io sono andato via da downtown. Sono in villa con la maid. Mi godo un po' di robe. Lavoro sempre meno, ho sempre meno bisogno di soldi, e un giorno me ne andrò alla stessa velocità con la quale sono arrivato. Pluff! Vi lascio al vostro, c'è chi gioirà. Oh, big, oh, non scherziamo. No, ma le fai ancora le consulenze? No, no, ma guarda che io non ho mai detto che... No, no, ma veramente, cioè, big, io guarda, anzi, ero uno di quelli... L'high ticket è morto, non c'è un corso con nessuno, non c'è un corso, io non faccio corsi con nessuno, signori, niente, assolutamente niente. Voi venite lì, vi fate un giretto col webinar, tranquillo. Quali business non consigli? Business con margini bassi, business dove non sapete cosa state facendo, business dove non avete il controllo, business dove non ci sono soldi, business, tutta una serie di cose che non mi piacciono. Venite il 10 giugno 2020, cioè il prossimo giugno, tra 30 giorni, neanche 30 giorni, 24 giorni. Tra 24 giorni, signori, ci riuniremo in un webinar plenario internazionale mondiale. Va bene, allora fai così, è un webinar mondiale, non me ne frega un cazzo, così come il mio evento è stato un evento mondiale. C'è gente che arrivava dall'Australia, dalla Nuova Guinea, dalla Nigeria, dal Brasile. Immaginatevi a un webinar. A posto siamo, signori. Quindi, per chi accede a Katanga, vi potete registrare con un click. Dato che noi siamo esseri potenti e assolutamente integrati, non si capisce bene con cosa, ma offriamo soluzioni integrate, cliccate e venite aggiunti al webinar. Ho già spiegato che non ci state tutti, quindi vi faccio aggiungere, ma non tutti partecipano. Sono uno stronzo. Bello, bello. Vanity Matrix. Lo vedo male, Edoardo. Fai vedere qualche libro interessante che hai nascosto lì dietro. L'ho già fatto vedere. Mercato dei videocorsi in Germania e Francia è popolare come in Italia. No, non è in inglese, è in italiano. È in italiano il web. Non vi preoccupate, ragazzi. Il webinar è gratuito, è in italiano. Sì, si applica a voi. Sapete chi è Big Luca High Ticket? No, ma io vendo, no, perché mi interessa lucrare così. Dovete presentarvi il 10 giugno. Vi registrate adesso. highticketmania.com. È molto semplice. Inserite il nome, il numero del telefono e l'email. Nessuno vi chiama, nessuno vi rompe i coglioni. È una procedura standard per accedere al webinar. Il 10 giugno alle 8.50, più o meno 8.50, vi arriva un link per accedere alla stanza, ok? E arriva, cliccate, vedete la rotellina che carica, più o meno alle 9 arrivo io, di solito arrivo puntuale, ok? Perché sono qui anch'io 2 minuti prima che aspetto, dico alle 9, schiaccio ed entro, no? Se sono un minuto prima o un minuto dopo, non vi preoccupate, state lì. Potrebbero esserci dei problemi tecnici, non ci sono mai stati, tranne il crash delle sales page dopo il webinar, questo è un altro discorso. Ok, state lì, imparate, fate quello che c'è da fare e poi ognuno andiamo.
Molti americani e i tuoi colleghi stanno vendendo lo ticket, corsi preregistrati di un mese dove insegnano a partire da zero, creare un brand e vendere. Pensare che tutte le tue live mi facevano compagnia le mattine 5 quando mi svegliavo per andare in palestra mentre camminavo con il cane, cuffiette, live del giorno, prima e via. Lo so. Ma la gente non ha più pazienza. Su quale piattaforma farai il webinar? Webinar Jam. Hai mai pensato di far diventare Katanga una piattaforma dove anche gli altri possano mettere i corsi tipo Kajabi? Sì, ci ho pensato, però adesso non ho la minima voglia. Katanga è nostra, è mia, l'ho pagata. Tutto mio, qua, Katanga, bellissimo, mi vado in brodo di giugio, tutto tracciato. Non ci serve neanche quello che è tracciato, però è tracciato, ok? Guarda, bellissimo, tutto incastrato, sappiamo tutto di voi. Sappiamo tutto di voi e ci state sulle palle, signori. Guarda qua, per esempio. Mamma mia, bellissimo. Instagram organico. L'altro giorno ho fatto una vendita. Incubazione 4 giorni. Instagram organico. Pam! Ho venduto da Instagram, signori. Sono un influencer. Sono il vostro burattinaio. Vi ho manipolato, avete visto? Con Instagram, 4 chiacchiere, un po' di fumo negli occhi. Pling! Non uso Instagram a caso. Qua Facebook organico, exit pop, perfetto. Veramente perfetto. Altre domande, magari intelligenti con due L? Mamma mia, guarda che fancazzista che sono dal pop. C'è prima donna mi ha fatto un paio di foto, sono veramente un nulla facente. Sono veramente, veramente non lo faccio, cioè mi rendo conto del problema. È vero o no, signori? Volete Katanga? Non ve la do. Ho visto una idea che ci sono molti guru, poi dicono che hanno imparato tutto la sua essenza. Guarda, lasciamo perdere, no, vabbè. Ma che poi, alcuni sono orgogliosi, invece non capiscono che gioverebbe. Cioè tentano di nascondere da chi studia, non si può essere più stupidi. Usate il nome Big anche per fare pubblicità. Poi se lo fate in modo sbagliato vi querelliamo e diffidiamo, eccetera. Mamma mia. Però, sei più pericoloso della mafia. Qualunque cosa si lega, si studia in un corso, dobbiamo presentare e modificare, più che altro capire il concetto giusto. Bisogna capire che benché tu possa partire avendo delle direttive chiare che tu non modifichi, questo sicuramente, perché all'inizio non ci puoi mettere del tuo, bisogna capire che i ragionamenti finali, e cioè per esempio il prezzo, derivano da ragionamenti più ampi, non c'è la risposta, ok? Nonostante sia quello che tutti vogliono, metodo segreto, eccetera, per quanto... proponiamo al mercato dei prodotti validissimi, altro che validissimi, cioè che non ci sono, ragazzi, cioè si trovano da noi, però bisogna fare i vari disclaimer, no? Cioè se ci fosse la ricetta magica, come dico sempre, ve l'avrei già venduta. Quindi adesso è il tempo di mettersi sotto e capire che per lucrare bisogna impegnarsi lievemente di più. Secondo te online è meglio rivolgersi ad un pubblico di consumatore finale B2C o business to business? Nel caso in cui ci si rivolgesse ad un pubblico business, quali fonti di traffico consigli? Dipende da che business è, non c'è la risposta, è comunque sempre B2C, perché le aziende parli comunque con un essere umano, non parli con un'azienda. Ciao Gabri. L'interazione e lead generation dimenticati si fanno contemporaneamente o prima interazione e poi lead generation? Parti con l'interazione, poi le tieni tutte e due, puoi anche spegnere l'interazione a un certo punto, però diciamo che dovresti tenere tutti e due. Metodo Mentecatti. Io ho un e-commerce di moda e anche boutique fisica, margini molto bassi, dati gli sconti purtroppo. Quale soluzione vedi? Non fare sconti e mettersi in una posizione dove se fai gli sconti parti da una cifra teorica e vai a fare un prezzo che in realtà è il prezzo pieno. Il TTA ce l'avevi già nel mercato americano, lo hai costruito quando sei prodotto in Italia. Seconda opzione. Ciao Big Luca, sono agente immobiliare, ho venduto in Italia all'estero, ho scritto un libro pubblicato nel 2016. Posso vendere le consulenze online? Sì, certo che puoi vendere consulenze online. Si fa dell'ottimo business con la consulenza se hai le competenze giuste, se capisci come venderla. Vieni il 10 giugno al webinar che ti interessa, ok?
Quanti di voi sono completamente incapaci, non hanno mai fatto quello che tentano di venderlo e tentano di venderlo lo stesso? Sgamati proprio, eh? No, perché io voglio fare corso di qua, fa, no, perché io poi, eccetera. Interessante. Molto interessante, signori. L'high ticket è morto. Ditemelo voi. O magari ve lo dico io il 10 giugno. Già me l'immagino cosa succede dopo il 10 giugno. E vabbè, bisogna scegliere un po' da che parte si sta. Non siete d'accordo anche voi? Aspetta che stavo bannando uno. Da quando ti seguo sto studiando mentecato per tutti i percorsi, io faccio pianificazione di notte, mi state facendo impazzire, litigo con quelli che mi gestiscono, insomma, dovrei sfancularli, andare da solo come un treno. Le persone che ti gestiscono i social sono 99.9% dei poveracci che non capiscono un cazzo, purtroppo è la verità e non sento ragioni. Sono tutti fenomeni, poi quelli che gestiscono gli ads a pagamento lasciamo stare, guarda, cioè sono una delusione unica perché non sono capaci, cioè loro sanno quale tasto bisogna premere a volte, non ti guardano neanche le campagne, non gliene frega un cazzo, la loro perversione è abbassare il CPL che è già buono, alcuni invece non ti guardano neanche quello, guardano e ti fanno le cose a consuntivo, ti dicono no ma questo mese, ma è passato un mese, cioè devi agire subito, questi sono tutti i feedback che io ricevo da qualunque persona gestisca gli ads, se fanno i post sui social media, tu gli dici ogni giorno posta, tra virgolette. Big, secondo te tra quanto tempo il costo delle Facebook Ads ritornerà ad un prezzo ante Covid? Lo ha già fatto. Lavorare per un'agenzia che si occupa di marketing più settore da finanziare l'ambito sicuro della sanità può conoscere molto una holding di questo genere lavorando solo in Italia. Lavorare per un'agenzia... non ho capito. Puoi mandarmi onlinemarketingpermentecati.com. Quanto conta il posizionamento nell'high ticket? È molto, ma non è il posizionamento che pensi. Il posizionamento è una cosa che non ha capito nessuno. È una roba incredibile, guarda. Tutti che ripetono sto cazzo di posizionamento. Ah no, perché mi sono posizionato. Mi sono, ti dici, ma in realtà che cazzo stai facendo? Eh no, perché... buffoni di... guarda, veramente, lascia perdere. Cioè. E guarda, ho delle tragedie che sono veramente... Tutti che si posizionano, categoria, ma in soldoni quanti ne stai facendo? Ma basta, minchia. Così, in consulenza sono disperati. Perché si vabbè. E poi sono, è brutto perché sono convinti. Dici, no, ma guarda che si fa così. Gli dici, oh, bello mio, hai fatto così per 2 anni, evidentemente hai sbagliato. Un webinar, consiglio di usare webinar già, GetResponse mi va in crash dopo le prime 150 persone. GetResponse non è per i webinar, che c'entra GetResponse? È un autorisponditore, anche che ha la funzione, cioè non lo so, mi sorprende la cosa. Vieni il 10 giugno, Lorenzo, definisci il posizionamento. Vieni il 10 giugno 2000, alle 9 di sera, il prossimo 10 giugno. Non voglio ascoltare per diretta quattro cos'è che hanno imparato, sì. Cioè. No, guarda, quelli che ti fanno gli ads, adesso c'è un'esplosione, per esempio, da quando praticamente le persone hanno capito che si possono proporre come social media manager, che è uno dei consigli che avevo dato qualche tempo fa, avevo detto si può fare 3, 5, 7, 10k al mese, è molto difficile scalare, ma è uno di quei lavori che puoi fare, puoi prendere clienti abbastanza agevolmente, è un ottimo modo per iniziare, ok? Io... cioè se io ti fai così, ma devi essere capace di farlo, non lo sto neanche a specificare perché mi sembra ovvio, invece ho sbagliato a non specificarlo e lì figurati, e poi sono tutti bravi, quelli che sono tutti migliori, tu dici scusate ma migliore fa che? Ti dico sei migliore nel fare delle cose, lo dimostro, ci sono i numeri, sono le testimonianze, un po' voglio dire, i primati, le esclusive, cioè, no, no perché no, no, facciamo un lavoro Qua di, cioè ragazzi, niente. Ma poi anche un minimo di dignità. Cioè se non siete capaci di fare una roba, non fatela. Allora, scusa Big,
Io scorso anno tra boutique fisiche e boutique online ho portato fatturato da 2 milioni a 3 milioni, ma manca margine. Penso che la soluzione sia abbassare il fatturato e lavorare solo con marginalità alte, meno fatturato, più margine. Assolutamente sì, potrebbe essere un'idea. Non conta, ragazzi, il lordo, conta cosa rimane attaccato. Ok? Tutti i vari che creano brand, le cose, va tutto bene, ma alla fine della fiera, ragazzi, la vostra banca di quanto aumenta? Lo dovete chiedere, eh? Punto che Facebook Ads cambia quasi ogni giorno, ce n'è sempre una, Facebook cambia continuamente. Eh sì, ed è il lavoro di uno che ci smanetta a cambiare costantemente. Io non mi sono scelto questo lavoro. Attualmente a quanto li state acquisendo i lead? Che te ne frega di quanto stiamo acquisendo i lead? Ti darei un numero che non ti serve. Proveresti a copiare questo numero, vero o no? Vero o no? Che così lo usi come benchmark. È vero o no che per quello che mi hai fatto la domanda? Aspetta, se il big li acquisi, non c'entra. Ma stasera cosa si mangia oltretutto in questa casa? Qui a casa Big Luca Molinari. Che si... Ma perché fa sto cane? Scusate. Andiamo alla 23.5. Oh. Non ve l'ho detto, mi faccio la palestra in garage. Donna mi ha dato il permesso. Palestra in garage. Portiamo via il Porsche Panamera, che non è nostro, lo diciamo, perché poi lui dice che c'è il Porsche, ma non è mio, l'ha lasciato il landlord, ok? Cioè, anche ha lasciato le chiavi, infatti, non abbiamo capito. Boh, vabbè. Io sono arrivato a 4-5 dollari a lead. Bravo, bravo, complimenti. Prendi la pizza big. No, è qualche giorno che mangiamo... Poi qui non arriva la pizza, c'è Pizza Hut con il crust. Così. Comunque, faccio la palestra, ragazzi, nel box. Allora, penso che prendi anzitutto il sacco con dietro la pera, no? Il saccone con lo stand, cioè non buco il muro, autocosante. Poi prendo panca con bilanciere e varie robe di ghisa, poi panca inclinata, reclinata con i vari dumbbell, no, il power rack che devo prendere. Ragazzi, non fate la gara a chi prende i leads a meno, non avete capito che la gara non è quella, niente, eh? Pori noi, pori noi. Allora, chi è che è entrato? Rate pagate, cos'è? Mi è entrata una rata? Mamma mia. Chi vuole imparare l'online marketing, capire cosa facciamo così, c'è il corso Online Marketing per Mentecatti 2.0, corso straordinario, pazzesco, onlinemarketingpermentecatti.com, ma soprattutto venite il 10 giugno, fate niente fino al 10 giugno, non rompetemi le palle, dovete aspettare, lo so che fa male, lo so che voi credete, no, ma secondo me, lo so, va bene, voi venite lì e poi... Ciao Big, riguardo social media manager, quali sono le cose da non fare all'inizio? Per esempio, proporsi senza sapere che cazzo stai facendo, non che tu lo faccia, però... Sai, sarebbe una buona idea, ragazzi. Per tutti quelli che stanno facendo i social media marketing, a parte che dovete venire il 10 giugno, ma è un problema? Gli scorsi. Esatto. Fammi vedere se mi sono entrati i punti di American Express. Che l'altro giorno ho ripagato la mia Amex Gold, perché io ho anche una Amex Gold, non so se lo sapete, una carta occulta di cui non ha mai parlato nessuno. 211.000, infatti. Cos'è questo? Perché ci sono sempre delle robe che portano il nome Donna Molinari quando aprono? Non è mica giusto. Adesso la bellezza di 211.130 punti. Buono, considerando che li ho spesi tutti, prossima volta mi arrivano 63.017. Tanto non li uso. Viaggiare non si può. Come si fanno le live con 200 persone? Big ti definisci un nerd, è certo. Se prendi tutto il sito di Lacertosus o Unix, o che sono sulla materia professionale, fanno dei rack pazzeschi, complimenti. Ma sì, la conosco, solo che sono in Italia, io sono a Dubai. Mi raccomando, niente multipower, lascia gli ignoranti, palestrati, non capiscono nulla di fisica. Sì, ma non creiamo dibattiti, per favore, grazie.
Non lo uso il multipower, uso lo rack libero, solo che devo andare, io accosciavo totalmente, il problema è che perdo la curvatura lombare e poi mi faccio male alla schiena. Calcolate che carico abbastanza, non tantissimo, però comunque abbastanza. Vabbè ragazzi, highticketmania.com, mi raccomando, creeremo la categoria del webinar più figo del pianeta. Poi avendola creata, la gente ce l'ha in testa e... venite il 10 che è meglio. Media buyer dovrebbe sapere prima il marketing Facebook Ads, perché non ha importanza che Facebook Ads parte dalla strategia di marketing che faccio gli altri, o sbaglio? Sì, è così, però non lo fa nessuno. Cioè, c'è veramente... E poi danno un nome... Perché non capisco, cioè molti non capiscono che Facebook Ads, cioè, non è il marketing. Cioè, non per niente li chiamano Ads, ma perché non parlano inglese? Cioè, sono un marketing strategist con gli Ads. No, quella è pubblicità. Ads deriva da advertisement. Solo che... Per me è ovvio, non lo dico, ma lo dovrei spiegare. No? Ora, io... Ho il cubo di Rubik 4x4, sono finalmente nella situazione dove forse dovrei essere. Dove ho tutto allineato tranne tre spigoli, 1, 2 e 3. Tutti gli altri, se vedete, sono allineati. Vedete? I reparti giù, tutti i centrali fatti. Adesso sto seguendo un tutorial che mi dovrebbe spiegare come concludere il cubo. Dopo che ho preso dimestichezza, ritorno al 5, che non è quello. Dov'è il 5? Dov'è il mio cubo 5x5? Quindi ha preso il cubo. Ah, è qua. Ho sia quello 5x5 che 3x3. Ok? Se voi volete fare più soldi, dovete fare il cubo di Rubik. È un fatto, non l'ho stabilito io. Quanti di voi sanno fare cubo di Rubik? Prima di diventare un social media manager dovete riuscire a fare cubo di Rubik 3x3. Se non lo sapete fare, fallirete nel fare quello che dovete fare. Quindi, finché non riuscite a fare... cosa ho appena visto, mamma mia, gli studenti lucrano in modo occulto. Buongiorno Luca, è possibile con l'infobile fare 2.5-3 netti all'anno nel mercato italiano? I mercati più grandi si può fare di più? Sì, certo. Legge di mai parla analisi di mercato, c'è un processo da fare prima delle Facebook. Già che sento analisi di mercato mi si drizzano i peli delle ascelle. Io in 1:20, bravo. Bene, adesso vedrai tutti i guru col cubo di Rubik. È già capitato, me l'hanno già copiato il cubo di Rubik. Oltre tutte le cose che tutti mi copiano, mi hanno copiato anche il cubo di Rubik. Ho detto, no, copieranno, sì, mi hanno copiato. Però io ce ne ho tre. Who's on top now? Eh? Chi è il duro? Io ne ho tre, signori. Non ho paura di niente. E se voi comprate il 6x6, io compro il 17x17. Chiedo un mutuo in banca se non mi bastano i soldi. Compro una roba da 27.000 miliardi così mi metto, ci salgo sopra per girarlo. Lo addomestico, signori. Va bene. Siamo andati oltre il livello di tolleranza. Fate quello che volete, ragazzi, mi raccomando. In gamba, che problema. Io devo anche uscire. Non ho la stampante. Ma io non c'ho voglia di andare dal mio amico a prendere la stampa. Io compro una stampante e stampo. E aspetto qualche giorno. Mamma mia. Che roba. Vabbè. Se. Quant'è il cap dell'infobusiness? Per esempio, Dan, quanto ha fatto in un anno di massimo? Ma non c'è, non è infobusiness, quello è infobusiness nel marketing. Se tu fai infobusiness in un'altra cosa, fai molti più soldi o molti meno. Dan, al massimo in un anno, non ho idea di quanto abbia fatto, penso qualche decina di milioni. Ma non solo dall'info, sono ragionamenti complessi, ragazzi.
highticketmania.com, webinar plenario del 10 giugno, live 9 di sera. L'high ticket è morto? Occhio, ciao!